cosa del fuggire. Prima o poi ce la faremo. Davide, passami una birra, ne ho bisogno. Mazza, che faccia! Che c'è? Che è successo? Ma niente, la ragazza l'ho lasciato e non l'ha presa bene. No, no, non mi ha lasciato. Vuole prendersi una pausa. Chi l'ha detto questo? Lei? Ti ha detto voglio prendermi una pausa? Tu sai cosa significa? La traduzione è voglio flirtare con altri ragazzi. Cosa? Ma no, lei è una brava ragazza. Vuole solo stare un po' di tempo con se stessa. Ma per piacere, ascolta me. Ascolta me, ho 40 anni, sai quante donne ho avuto io? Cosa ridi? Una valanga ne ho avute, da stufarmi. Quando una donna ti dice voglio prendermi una pausa, è perché non hai saputo tenerle testa. Cosa vuol dire non ho saputo tenere le Allora, teste? adesso te lo spiego io, ok? Le donne non sanno quello che vogliono. Non lo sanno. Perché tu pensi che vanno sempre, che si lamentino di noi e poi vanno sempre per i cattivi e mai per quelli buoni? Te lo sei mai, cioè, te lo sei mai chiesto questa cosa qua? Eh? È perché hanno bisogno di uomini veri. Non rispondere subito al telefono, è questo il problema. Ti parte il messaggio, vai subito lì a vedere, è normale che lei non ti vuole più, scusa. Come può essere interessata a te? Adesso ti do un paio di consigli. Ascoltami, davvero, perché ti cambieranno la vita. Numero uno, discorso del telefono. Sei troppo disponibile, ok? La donna vuole l'irraggiungibile. Quando ti arriva un messaggio suo, lascia passare anche un paio d'ora prima che rispondi. Lascia passare del tempo. Devi farla sudare, devi tenerla sulle spine. Ok? In questo modo sarà più attratta da te. Questa è una legge matematica, non scappi. No, tu guarda me, non guardare lui, che lui queste cose non le sa. Tu guarda me. Numero due. E questa è importantissima perché questa è scientificamente provata, non è che me la sono inventata io. Questa l'ho guardata in un documentario, ok? La donna è attratta, come tutte le specie animali, da uomini circondati da donne. Questo cosa ti fa pensare? La devi fare ingelosire. Tu ti devi circondare da donne in modo che lei senta la competizione e voglia superarle per starti a fianco. Numero 3, e questo ti parlo per esperienza io, ok? E ti parlo col cuore in mano, frate, perché veramente ci tengo. Sei troppo buono. Sei troppo buono. Sei troppo buono. Lei si prende il gioco di te, devi essere più bad boy. Quando ci litighi, alza la voce, grida, non fregatene, stratonala anche un po'. Dopo le passa, piange 20 minuti, torna da te col sorriso. Devi farle vedere che sei un vero uomo, altrimenti ti mette i piedi in testa. Secondo me non ti conviene dargli questo tipo di consiglio. Secondo me, questo è l'atteggiamento che porta la tua donna a flirtare con gli altri. E poi scusa, tu sei single, no? Donne non ne hai, cosa parli? Non ho capito. Ascolta me. Io insisto, secondo me ti converrebbe capire che bisogna trattare le persone così, come vorresti essere trattato. O come vorresti che trattassero magari i tuoi cari. Papà, mi fai schifo. Sei la persona peggiore che io conosca. Amore, stai tranquilla, che c'hai? Stai calma. Il mio ragazzo mi ha trattato male ed è colpa tua. Amore, come può essere colpa mia se il tuo ragazzo ti tratta male? Mi dispiace, però io non lo conosco il tuo ragazzo. Un paio di mesi fa, quando tu e la mamma mi avevate detto che vi stavate per separare, io ero sconvolta. Avevo bisogno di un po' di tempo per stare con me stessa. Così ho detto al mio ragazzo di prenderci una pausa e lui ha detto sì, che non c'erano problemi. Poi siamo tornati insieme e lui era diverso, non rispondeva più ai miei messaggi, rispondeva dopo ore. Usciva con i suoi amici e metteva foto con delle ragazze. Non aveva mai fatto prima. Oggi abbiamo litigato e mi ha spinta.
Non l'aveva mai fatto prima. Ci siamo sempre rispettati moltissimo. Ho deciso che era veramente troppo e gli ho chiesto cosa stesse succedendo, perché si stesse comportando in quel modo, e sai cosa mi ha risposto? Mi ha detto che stava seguendo i consigli di quell'idiota di mio padre per dimostrarmi che lui è un vero uomo. Tesoro, ascolta. Come può seguire i miei consigli se non so chi sia? Non fare finta di non sapere di cosa sto parlando. Hai dato i tuoi consigli da macio a Paolo ed è diventato come te. Paolo, suo fratello? Amore, io non sapevo che tu stessi con lui. Te lo giuro, non gli avrei mai consigliato di fare certe cose. Pensaci, come posso volere che tu stia male? Sei mia figlia. Io ti amo più di ogni altra cosa, amore. Quindi se si tratta di me è un problema. Però se lo fa con qualsiasi altra ragazza va bene? No, non va bene. È colpa di persone come te. Che è difficile essere una donna. Per questo la mamma ti ha lasciato. Vado a stare un po' dalla mamma, io non so quando tornerò. Parliamo un attimo. Tu sapevi che lei stava con tuo fratello e non mi hai detto niente. E hai lasciato che io gli dicessi quelle cose? E guarda cosa è successo adesso. Aspetta, perché io ho cercato di dirti che non stavi dando un buon consiglio, ma tu mi hai zittito, dicendo che se sto da solo poi io perché non ne capisco molto. Ricordi? E poi comunque no, io non lo sapevo. L'ho scoperto con te adesso. Questo però non cambia la situazione. Che situazione? Tua figlia ha ragione. Ha tutte le ragioni per avercela con te. Hai trasformato un ragazzo che le voleva bene, che era gentile con lei, in un bad boys. Comunque stai tranquillo, perché tanto le passerà. Anche perché Paolo non è così. Io lo so che tu non sei una cattiva persona. Però ora che impari a trattare le persone proprio come vorresti essere trattato, o come vorresti che trattassero tua figlia. Anche perché se spesso i giovani si comportano male, è proprio perché hanno un esempio sbagliato. Dai. Ai cambiamenti. Grazie per essere con noi. Speriamo che la storia ti sia piaciuta. Condividendo questo video puoi avere anche tu un impatto nella vita di qualcuno, donando un forte messaggio.